ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche... Ciao, io mi chiamo Claudia Balsamo, sono nata nel 1960, ho 54 anni, sono italiana e sono una donna DSD. La prima volta che ho avuto un'idea chiara di quello che mi era successo, di cosa fosse la mia vita, l'ho avuto a 26 anni, quando andato dal ginecologo e chiedergli perché non riuscivo ad avere rapporti sessuali, lui mi disse con molta sincerità e semplicità che mi hanno raccontato un sacco di fesserie. Io non avevo avuto l'asportazione delle gonadi perché avevo le cisti ovariche maligne, bensì era un caso di insensibilità agli androgeni o sindrome di Morris, come allora veniva chiamata. Inoltre non potevo avere rapporti sessuali perché la mia vagina era di un centimetro, era inutile poterla avere. Così io cosa ho fatto? Ho deciso di rinunciare a tutte le bugie che mi venivano dette da mio padre e dai dottori suoi amici, e con l'aiuto di questo psicologo ho iniziato ad allargare, a dilatare la mia vagina, con l'aiuto anche di una psicologa. Inoltre il ginecologo mi ha ridotto la quantità di estrogeni che dall'età di 11 anni fino all'età di 26 anni l'ho preso in grossi dosi, molto pericolose per la mia vita e la salute del mio fegato. Una volta che sono riuscita ad avere una vagina abbastanza grande per poter avere rapporti sessuali, non ho rinunciato a voler sapere qualcosa di più della mia situazione e della mia vita. E ho cercato altre persone come me. Finalmente nel 2006 ho incontrato altre persone, altre ragazze come me, ma anche altri genitori, e abbiamo messo su una piccola associazione che si chiama ISIA. Da lì ho saputo anche qual è la mia diagnosi definitiva. Io ho un deficit di 5 alfa reduttasi. Io ho fatto due scelte buone nella vita mia. Aver trovato, la prima è stata anzi una fortuna, aver trovato due professionisti seri, coscienziosi, umani che mi hanno aiutato. La seconda è quella di aver preso la vita nelle mie mani e non aver mai rinunciato a saperne qualcosa di più e non ho rinunciato mai a sapere la verità. Ora, che ti posso dire? La mia vita non è che sia stata sempre bella. In casa mia di questa cosa non si poteva parlare, non ne potevo parlare con nessuno. Non è una cosa bella. E invece ti vorrei dire, se tu ti trovi nella mia stessa situazione, di lasciar perdere le altre persone che ti dicono ciò che sei, ciò che non sei, ciò che devi fare, come deve essere la tua vita. Tu invece sai benissimo come deve essere la tua vita e come vuoi che tu sia. Devi lottare per questo. Io ti dico, ho un aspetto bello per me, perché io mi accetto per quello che sono. Sono alta, ma certo non sono una fotomodella, ho il seno un po' piccolo e sono un po' robusta, ma questo mi fa contenta perché sono io, non sono quella che volevano le altre persone, o i dottori o mio padre. Adesso ho una vita sessuale felice, certo forse quella che non volevano i dottori, che non mi avevano asportato solo le gonadi ma anche il clitoride, oppure mio padre. Però adesso sto bene con me stessa ed è la cosa più importante che ci sia. E spero che la stessa cosa tu riesca a farlo. Ah, aspetta, mi dimenticavo. Volevo dirti una cosa molto, molto importante. Vi rivolgo ai genitori. Non abbiate fretta a riparare subito vostro figlio. Vostro figlio non è danneggiato, vostro figlio non è imperfetto. Voglio figlio, è vostro figlio, può essere perfetto. Ma non operatelo subito. Lasciate il tempo che sia lui per decidere. Lasciategli avere una vita serena. E proteggetelo verso coloro che gli vogliono male o vogliono subito modificargli la vita. Lui ha tutto il diritto di diventare la persona che sarà. Voi non lo sappiate, voi non lo sapete, però lui lo sa. Lasciate che sia lui a scegliere. Evitate una scelta veloce. Potrebbe essere molto più brutta del futuro che voi vi immaginate. E mi raccomando, ricordate, nobody is shameful. Nessun corpo
è vergognoso, nessun corpo fa scandalo, nessun corpo è brutto.